Il centesimo anniversario della fine della Grande Guerra. La Grande Guerra è stata definita Grande Guerra perché di fatto ha riguardato quasi tutti i popoli del mondo, quasi tutti i continenti del mondo sono stati interessati dalla Grande Guerra, che ha prodotto decine di milioni di morti, più di 10 milioni di morti e più di 20 milioni di feriti e mutilati. L'Italia ha contato il sacrificio della vita di 700.000 uomini e figli della nostra patria. Noi abbiamo avuto l'onore che questi uomini hanno sacrificato la loro vita per quello che oggi è la nostra nazione, per quello che oggi è la nostra patria, per quelli che oggi sono i nostri diritti, la nostra democrazia. Sono stati uomini che sono caduti nella stragrandissima maggioranza colpiti frontalmente, in fronte o nel petto, a dimostrare la loro fierezza nel voler difendere la patria. Loro andavano al fronte per difendere, per amor patrio, l'amore per la patria che ormai difficilmente sento menzionare. Sono valori e sentimenti che purtroppo si stanno perdendo. E noi abbiamo una responsabilità enorme in questo. E abbiamo un obbligo anche morale nei confronti di coloro i quali per la patria si sono sacrificati. Io qua non vedo giovani e mi piange il cuore a notare questo. Perché noi abbiamo l'obbligo, l'onore di mantenere viva la memoria. Perché purtroppo il ricordo, la testimonianza di chi ha combattuto in trincea 100 anni fa, ormai per una questione anagrafica non la possiamo più avere la testimonianza diretta, quindi il ricordo diretto, ma a noi rimane l'obbligo della memoria. E ricordo, e voglio ricordare con fermezza, che un popolo senza memoria è un popolo senza futuro. Noi abbiamo l'obbligo di mantenere viva la memoria di coloro i quali hanno sacrificato la loro vita per la patria. La patria, che cos'è il concetto di patria? Cos'è il sentimento di patria che deve...